Nella meravigliosa cornice della sala dei notari di Palazzo dei Priori, Bartoccini, Fortinfissi Perugia, si è presentata alla città con l'organico che affronterà la stagione 2021-2022 del campionato di Serie A1 femminile di volley, pronto ad iniziare il prossimo 10 ottobre a domicilio di Chieri. Oltre al padrone di casa, il sindaco di Perugia Andrea Romizzi e l'assessore allo sport Clara Pastorelli, anche il presidente del Consiglio regionale dell'Umbria Marco Squarta, il presidente di FIPAV Umbria Giuseppe Lomurno e il presidente del CONI Umbria Domenico Ignozza, che a turno hanno preso la parola per esprimere al presidente Antonio Bartoccini e a tutta la squadra il supporto delle istituzioni in un momento complicato come l'attuale, sottolineando la centralità delle società sportive nella fase di ripresa a cui è chiamata la popolazione della città e della regione, anche in vista del ritorno, ancora in maniera parziale, del pubblico nella cornice del Palabarton. Abbiamo lavorato bene, ritengo che abbiamo costruito una squadra diciamo più equilibrata rispetto a quella dell'anno scorso, con un inserimento di tanti giovani, giovani di talento, giovani futuribili che saranno le campionesse dei romani. Quindi riteniamo, ripeto, di aver fatto una squadra che possa ben figurare. L'anno scorso alla fine si è concluso con un risultato molto importante, già eguagliare quello che è successo l'anno scorso sarebbe per noi un gran risultato. L'accesso in questo, aspettiamo il decreto legge, è al 50% come detto dal CTS. La capienza del Palabarton quindi vorrei dire che saranno 1.900. Per noi riempire il 50% già sarebbe un risultato, insomma siamo abituati ai numeri un filino più bassi, però credo che arrivare a riempire veramente il 50% sia per noi un gran risultato. Siamo diciamo in dirittura d'arrivo come preparazione, anche se abbiamo avuto un po' di ritardi con micro infortuni che hanno rallentato un po' il processo, però devo dire che vedendo anche quello che sta succedendo nel resto delle squadre forse siamo anche fortunati, perché quest'anno la traumatologia generale è aumentata tantissimo. Noi stiamo facendo il nostro percorso, si è aggregata da poco il palleggiatore, la Brit, che sta facendo veramente bene, probabilmente arriveremo un pelo dopo rispetto a quello che ci siamo prefissati, ma arriveremo bene. Abbiamo preso delle giovani di grandissima prospettiva, perché oggi, come ben si sa, per fare una squadra competitiva in Italia hai bisogno di italiane di prima fascia, e alcune volte, visto che le migliori stanno nei grandi club super strutturati, bisogna crearsele in casa, avere la pazienza di fare un percorso in cui queste atlete hanno il tempo di maturare, e quando loro saranno pronte, aggiunte alle straniere buone, si riesce a essere competitivi. Squadre da battere sono tutte, perché l'obiettivo è portare a casa più risultati possibili, quindi le squadre da battere in realtà sono tutte, non ce n'è una che non si può sottovalutare o che è facile o così, tutte. Siamo in dirittura d'arrivo, mancano ancora un paio di settimane, siamo contente, siamo un bel gruppo, stiamo lavorando bene, non siamo ancora in perfetta forma, però è meglio così, perché significa che arriveremo pronte per il campionato.